Posso chiederti così a bruciapelo quanto ti manca Roma? Roma mi manca abbastanza, Si per sente dal quanto sì, si giusto? sente, per quanto poi quando ci torno ogni volta mi ritrovo nel traffico sclerati, porca puttana, come cazzo è possibile che sono un'ora dentro al traffico inchiodato che non cammina, che non puoi prendere in mezzo pubblico che non c'è sta, sai, tutte queste cose che a Roma comunque. Però chiaramente è il posto dove sei cresciuto, parla tutta la lingua tua, accento tuo, comunque normale che dopo un po' ne senti la mancanza, normale che in un altro posto comunque ogni tanto vorresti che ci fosse, ma sai, la signora al panettiere che ti dice, capito, che ti fa Certo. una battuta, una cosa che ti trovi col barista, non è che mi trovo male, sto gran bene, a Milano come nel resto del mondo dove sono stato mi sono sempre trovato bene, comunque sì, al posto dove nasci, sai, come la gente la capisci con lo sguardo, cioè, è tutto più facile, no? Ogni volta che si parla di Roma mi viene in mente una frase che disse Danno della serie Roma è una città che se c'è una buca sulla strada, la buca dice a te di spostarti, Sì, non sei te sì, che sì. cambi la buca. E te ti sei mai sentito tipo nella scena hip hop, cioè un membro della scena hip hop? Perché alcuni potrebbero dire che i tuoi contenuti, cioè Ma tu. io ci sono diventato, all'inizio non ci sono sentito perché io ero uno dei. Prima ero uno spettatore, prima che uno, capito? Sono stato da entrambe le parti della barricata, quindi. Uno che sta sempre andato a vedere concerti in giro e mi è sempre piaciuto da morire, poi ho cominciato a farlo. Prima eravamo un po' outsider come personaggi, poi col tempo siamo diventati, ci hanno diciamo, accettato e abbiamo imbroccato pure questa cosa. E sei come uno di quei, cioè come l'80% dei rapper italiani, una persona di quelle che ascolta solo il pop americano o ascolti anche la musica No, italiana? ascolto pure il rap italiano, è sempre più difficile Trovare qualcuno che ti trovare piace. qualcuno che ti piace perché facendolo, capito, sei mega critico, c'hai quei 6-7 che ti piacciono, che quindi quando fanno la hit figa te la senti, te la pompi. Però se te devo dire la verità, per dire tante volte magari uno che fa rap come me, magari non perdi manco più troppo tempo a sentire chi è che spacca, chi è che. Cioè c'hai quelli caposaldi che te senti se fanno un pezzo figo è figo. Poi pure io sono tipo che magari c'è una cosa nuova, dico potente, figa. Però non è che vai a scavare come vanno a scavare i fan se sei un addetto ai Certo, lavori, certo. capito? Ti voglio dire, fai scavare nel rap americano per trovare gli spunti, per trovare delle cose fighe che ti danno, che ti gasano. Sono più i produttori, quelli che fanno basi, che vanno a cercare i pischelli che spaccano per vedere chi è, chi possono produrre, chi è quell'altro, capito? Poi magari sono proprio gli amici produttori che ti dicono, hai sentito questo è figo, là dove senti. Poi dipende, se a uno non gliene frega un cazzo, ci stanno artisti di tutto il mondo che prendono, Ascoltano. no, prendono e fanno il disco loro, ci mettono il tempo che vogliono, ci mettono la musica che vogliono, i campioni che vogliono, non gliene frega un cazzo di tutto il trend e il resto, come posso magari aver fatto io tutte le volte che ho fatto un album. E tanti altri che Capito. invece magari vogliono più, ecco, esce un singolo in America, in Messico, lo cazzo ti pare in Sud America. Che c'ha un tiro figo, subito esce in Italia magicamente la versione italiana di quel pezzo là, copiato, fatto e finito, video, canzone e cosa. Intanto gli italiani hanno la cultura che hanno musicalmente, si sa che stanno sempre un po' indietro, quindi la maggior parte della gente non lo sgama, poi la copia, magari addetti ai lavori dicono ah sì, figo, ha fatto prima quello, è appena uscito quello, ha copiato da sto video, copiato. Purtroppo l'Italia ha un po' sempre fatto così, per questo magari quei pochi che si sono distinti dagli altri hanno avuto questo successo perché comunque vedi una cosa originale che non fanno tutti e ti. Certo. Ogni stronzo su sto mondo dovrebbe ascoltarla. Lacrime d'inchiostro addosso, la mia penna parla. Su carta porto una fotografia. Ecco perché s'ascoltano la roba mia. Cannone in auto, in galleria. Gesù Cristo non ha mentito e l'hanno crocifisso. Poi un quadro dettagliato della merda che ho visto. Stasera ci sto, metti noise più 10 in lista back. Le catene pesano, protegge il neck. L'oro brilla sempre, ma un cristiano prima o poi si spegne. E luccica soltanto in cielo tra le stelle.
come se senti un gospel. Adesso esplodo, stop it. Prova un assaggio di sta roba, dai è forte monster. Non giudicare un libro dalla cover, sangue all over. Per sta merda ho ancora troppo cuore, troppo hardcore. Per ste passerelle fashion, c'ho una bad session. Prega che te svegli freddo sotto al cipresso. Squaglio la nave, la lascio affondare. La bocca tiene il pugnale, io lo conosco bene il fondale. Buonasera, siamo qui con Noyz Narcos. Grazie Noyz per averci accolto. Un piacere. E siamo il giorno dopo della sua data a Firenze di Enemy, tour italiano, e ci ha accolto alla presentazione della nuova linea di propaganda. Yes, allora, tre domande veloci, così non gli facciamo perdere troppo tempo. Uno, tu alla fine hai visto la scena rap sia dal basso quando hai iniziato, sia dall'alto nel corso della tua carriera, e ora che hai anche annunciato che questo potrebbe essere il tuo ultimo disco. Come ci riusciresti a analizzare, a dirci 3-4 punti chiave della tua carriera che possono essere lo scheletro della tua evoluzione e delle tue occasioni? Io di solito ormai gli anni li ricordo a dischi, no? Quindi dico, quando era che abbiamo fatto sta cosa? Ah, era il tour dell'album Monster, no? Allora da lì dico, ok, era il 2000, quando è uscito Monster, 2012, tipo, mi sa 2012. Allora quindi, secondo me questi momenti più cluse, cioè si possono suddividere comunque in album. Cioè posso dire che Verano Zombie è stato sicuramente l'album, Verano Zombie è stato sicuramente un momento in cui sono passato da provare in studio a fare questo tipo di musica a avere un po' più di consapevolezza e di dimestichezza nel farla, e quindi da Non Dormire, che è stato il primo album che ho fatto, e comunque mi ha aiutato un botto il mio amico Stefano, che era chitarrista, bassista e batterista, che ha arrangiato molti dei pezzi, delle basi a cui abbiamo lavorato insieme. Io ancora strimpellavo qualche campione, facevo qualche base, però non è che ci capivo troppo. E quindi da là poi Verano Zombie invece ho cominciato a contattare produttori di basi che comunque già avevano più competenza e riuscivano un attimo di più a dare un suono più continuativo e più... più professionale, capito? Quindi Verano Zombie, secondo me in quell'album ci stanno un sacco di pezzi con delle basi potenti, che comunque in quel momento storico di quando è uscito, che sarà stato il 2006-2007, i rap comunque c'è stava qualcuno che usavano le basi fighe, però non erano tantissimi, cioè un sacco di rap in Italia era più basato sulle rime che facevi, le basi molte volte erano delle mezze cagate, capito? Verano Zombie c'ha veramente delle belle basi, secondo me la maggior parte del cine, che è il mio produttore da Giorno Zero, Non Dormire, proprio era la base sua, sì, e aveva sganciato proprio le meglio basi che c'erano in circolazione quel periodo sicuramente, e sono sicuro di questa cosa perché pure gente grossa comunque che già stava nel gioco di rap da prima di me aveva mega apprezzato le produzioni, comunque era il periodo che Alchemist pompava, certo. Era quel periodo là. Mob Deep, era roba che ci sentivamo noi per lo più, quindi un botto dei campioni di roba così, e è stato uno dei periodi pure in America in cui sono uscite un sacco di bombe atomiche su quel tiro là, quindi quella sicuramente è un punto di questi. Un altro punto di rottura della carriera potrebbe essere stato un momento fondamentale, tutto il momento in cui abbiamo fatto i due best out, io e Genesis, per dire, che e per l'appunto dopo che era uscita quella roba lì ci stanno un botto di rapper italiani sui best out pure di altri, certo. Di altre città, capito? Quindi era il periodo in cui abbiamo cominciato noi del Truce Clan, che venivamo apprezzati, a stringere contatti con il resto d'Italia, che era una cosa che comunque in Italia ancora non è che si vedeva tanto, che un rapper di Roma faceva i pezzi con un rapper di Milano, sì. Come con un rapper veneto, che ci sono riusciti a farlo solamente in pochi, esatto. Dischi, però per dire, noi ci avevamo cominciato a interagire proprio senza, cioè con i veneti, per dire, capito? Comunque pure Micromala, noi botto ci fanno un pezzo insieme, Nescassel, Gioielli, Giamma, questi, certo. Qua e come adesso come con Abban, con Lecce, per dire, una vita che becco così, capito? Quindi cominciavamo a mettere i cogliti, mettiamo l'Italia d'accordo, cioè prima ognuno correva per la città sua, capito? Quindi invece adesso cominciavamo
E quello sicuramente è stato un altro punto, poi è un punto in cui veramente stavamo sempre continuamente a fare musica perché io e Gengis abitavamo insieme e una stanza della casa dove stavamo era proprio uno studio. Quindi avevamo il microfono, venivano tutti a casa nostra a registrare, a fa serata così. E quello è stato un periodo da paura, cioè in cui suonavamo, eravamo 10 persone sul palco, è un periodo mega figo. Cioè il periodo che ricordo meglio. A livello di divertimento e di vita, che comunque stavi sempre in 7-8 dentro una casa, capito? Che te lo dice, comunque magari con l'età ti trovi più a frequentare gruppi di persone più ristretti, capito? Che te lo dico, prima eravamo proprio un branco sempre dappertutto, quindi comunque era mega divertente come cosa. E poi è probabilmente questo qua, questo album qua come terzo, perché comunque è stata una cosa che mi sto rendendo conto solo mo' di quanta gente in più vede ai concerti o mi riconosce per strada solo da questo album, cioè, è uscito nel periodo in cui in Italia è esploso proprio il rap, vanno chiamato trap, vanno Certo. chiamato rap, quello che ti pare, però questo tipo di genere musicale è esploso mo' realmente, per quanto negli anni nostri o nei primi 2000 poteva aver dato la sensazione che era esploso, comunque era una cosa mega relativa rispetto a come è mo', che è diventata una cosa mainstream, che a scuola tutti sentono il solo rap, cioè è diventato il pop in Italia, capito? Mo', la musica base è il rap italiano, o il trap italiano, come cazzo lo chiama, comunque quello è diventato il nuovo C'è tutto il discorso della commercializzazione, c'è chi pop. dice Sì. meglio, c'è chi Però in dice questo peggio. momento così è uscito un album che se vedi la copertina è la stessa di quello del 2006, cioè capito che ti voglio dire? Cioè già quella roba lì comunque mi rendo conto che per la gente, io non me ne rendo conto tanto, ma mi rendo conto che per la gente è una cosa continuativa, che sono stati contenti che è uscito quest'album e che è stato fatto in questa maniera, capito? Con questo tipo di basi, anche con questo tipo di featuring. All'inizio la maggior parte dei fan miei potevano avere un attimo che sono rimasti così, capito che te lo dico, però alla fine poi è figo pure che in un periodo di questo ci metti gente pure più pischella che sta spaccando mo', capito che te lo dico, come è figo che se io con un altro amico mio di tanto tempo come può essere Ercovez, che conosco da un botto di Roma, andiamo a fare un pezzo insieme che spiazza tutti quanti, che comunque è una figata, capito che te lo dico, un pezzo è mega figo comunque. È pure una cosa diversa che io sono famoso per non saper fare i ritornelli e per non aver mai ritornelli dentro gli album. E se non rappati, mi via bene, pure a me sento il pezzo ormai con delle melodie, perché cioè, pure io mi sento, comunque non è che se può rimanere sempre con quella cosa Certo. martellante tutta la vita, capito? Quindi da paura penso che questi sono i 3 momenti più. Perfetto. E come ti dicevo prima, se siamo qua sulla scena, sulla terra, è perché siamo figli di qualcuno. Abbiamo un'eredità che prendiamo e poi lasciamo. Ti volevo chiedere, secondo te, qual è l'eredità che tu lasci, tra virgolette, perché, o che tu hai lasciato fino ad ora nella scena hip hop? E se secondo te c'è, se vedi già qualcuno che la può raccogliere, per qualsiasi motivo. Ma boh, non vorrei manco parlare di eredità, comunque, cioè, sono elementi che lasciano il proprio segno dentro a questa cosa che sta andando da un po' di tempo, quindi quelli che hanno lasciato un segno sono stati quelli che tu dici hanno lasciato eredità, hanno lasciato le radici, hanno lasciato gli spunti, abbiamo lasciato un sacco di spunti, abbiamo preso un sacco di spunti, quindi io non so chi potrebbe raccogliere l'eredità mia, nostra, io poi dico sempre nostra, sembriamo sta un'entità tipo Mago Telma, in realtà dico nostra perché sta cosa l'ho iniziata con altra gente e comunque quello è il tipo di approccio che ci ho sempre avuto a sto tipo di musica. Poi in realtà mi sono Si dato da vede. fare molto pure da solo per i cazzi miei, perché comunque come tutti gli altri pure del gruppo mio, come tanti dei gruppi che comunque dopo un po' rendi conto che è difficile lavorare sempre in studio con tanta gente, che tu c'hai un'idea, se tu un quadro vuoi farlo in quella maniera, non è che uno ti può colorare una parte a modo suo, cioè non. Poi non ti piace, cioè, se te c'è un'idea per completarla, capito? Alla fine devi farla come vuoi tu e comunque spesso a fare le cose insieme, gli scontri. L'eredità non lo so,
certe persone entrano a gamba tesa come siamo entrati noi nella scena. Cioè ne vedi mo' dei tipi strani, capito? Che ti vedi che escono così e dici porca puttana, questo è possibile sta a parlare tutta Italia? E è uscito l'altro ieri, cioè poi io non lo so che faceva 4 anni fa, 2 anni fa, magari era uno che faceva rap e poi esplode così del botto. Quello forse è la cosa che abbiamo potuto cavalcare come arti, che fa la cosa che non te ne frega un cazzo e tu dici ah tutti fanno così, io faccio così, ma non per far diverso per forza, proprio perché te sei una cosa diversa, vuoi fare un'altra cosa, c'è un'altra idea. Quello potrebbe essere una cosa che apprezzo se qualcuno prende quel tipo di spunto, perché comunque poi è come dicevamo prima fuori fumando, che se uno comunque più o meno è tutto fatto in questa maniera, io vado a notare quello che è leggermente diverso, sì, perché sennò gli altri alla fine sei bravo, sai far competere, cioè, capito? Certo. A un certo punto quella roba lì si è capito come si fa, capito? Il rap con un botto di rime, un botto di testi fighi è tutta un'altra cosa della musica, che comunque che adesso è quella che vende più di tutti, cioè il rap è tutta una pippa molto più grossa, capito? Che quando uno è bravo che scrive delle cose fighe perché ha delle idee fighe, come nel tempo ce ne sono stati svariati, non tantissimi quelli bravi, quando uno è così che dice delle cose che la gente rimane proprio toccata e le dice anche in una maniera bella incastrata e c'è un bel flow, boom, quello è il top player per me. Poi per me è top player pure il tipo che riesce a dire ah 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 e fa un sacco, capito, senza di manco una parola a modo suo, cioè, a modo io suo sono, io potrei essere definito bravo, ma un lì non purista, è quello il discorso del buca lo schermo o meno, bisogna buca lo schermo o meno, o lo buchi o non lo buchi lo schermo, lo puoi bucare pure se stai zitto, non dici un cazzo, se stai in performance metti là, c'è una faccia con uno sguardo da matto, guardi la telecamera, cioè non è che per forza. Quindi voglio dire, ormai può succedere tutto, eredità non è un cazzo, comunque sia, è tutto relativo. Ultima domanda. Ultima domanda. nel video di Sinon in Memoria c'è molta simbologia, secondo me. È una mia super cazzola, dimmi se ho ragione, la sto rischiando. C'è una... Tu che cosa pensi che è la storia? No, questo non lo so. Ah, di, dai la tua interpretazione. Allora, poi ti dico, intanto per chi non lo sapesse, diciamo che c'è un funerale, sì. C'è una donna vestita a lutto che piange, sì. E poi alla fine c'è un bambino vestito tutto di bianco e se ne va via con te su una, okay, macchina, se non sbaglio. Vabbè, quella morte lì potrebbe essere o la tua voglia di starci ancora dentro come ci stavi un tempo, o l'hip hop in genere, il rap, ma io non ne sono sicuro. E si potrebbe interpretare a questo punto che il bambino potrebbe essere il futuro, quello che verrà dopo. Però sono convinto di aver sbagliato. Ma guarda, non è che poi c'è sta una cosa che abbiamo fatto sta cosa perché l'idea era questa. Allora, abbiamo lanciato degli input, io con Lettieri, che è regista di questo video, Francesco, e praticamente lui mi ha mandato uno script di quello che dalla canzone a quelle 4 cose che gli avevo detto io che magari potevamo lavorare sopra, partendo da sto caro funebre, che la mia idea fondamentale era che volevo andare a sto caro funebre antico per Roma sui San Pietrini, capito? Di mattina, tipo, grazie. Bella. Tipo film, capito, romano antico, tutto in bianco e nero, che ho i pozzanghere così. Poi chiaramente a Roma girare queste cose ormai è diventato impossibile per il fatto, diciamo, prima tra traffico, cazzi e cose, per far sfilare il carro là con 6 cavalli che si impicciavano tra loro, era un casino pure dove l'abbiamo girato, che era in periferia. Quindi io gli ho dato questa cosa del caro funebre che mi piaceva bene, un altro paio di input. Poi lui ha scritto sto script che comunque sia fondamentalmente, se ci fai caso, nel video io sono l'unico vestito di bianco, che di solito sono quello che si veste sempre di nero, scarte oggi che sembra un tennista. E poi io non ci sto là, cioè io non ci sto, sono tipo una voce narrante, cioè la cosa è il funerale del bambino e tutti gli pian male che sto bambino muore, questa fondamentalmente è la cosa. E poi però il bambino se ne va sulla Ferrari con gli angeli con le moto dietro e io tipo lo porto. Okay. Però non è che... Una gran figata fondamentalmente. Sì, è una gran figata. Comunque è un modo di vedere la morte, l'andata in inferno o paradiso che sia, in una maniera... È un tuo tema questo. In una maniera nostra, capito che te lo devo dire.
Cioè, comunque a me mi piacerebbe l'idea di andarmene sul Ferrari in paradiso con i moto dietro, con un mega, uno che più grande che mi ci porta, capito? Questa è la semplicemente la cosa. Bellissimo. Allora posso ringraziarti. Grazie a voi, un saluto a Gold. E niente, se invece siete comprati mi andate a comprare. E stiamo tutta l'estate in tour e anche l'inverno, quindi se potevamo beccare ai concerti. La paura. Ciao. Bellissimo. Grazie.